Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui a Negozio, come state? Spero alla grande e bentornati a Bomba tutti quanti in questo nuovissimo video su GTA 5. Allora, vi voglio chiedere scusa ragazzi velocemente per l'assenza di qualche giorno, ma ho avuto problemi come al solito perché penso che io stia veramente crepando a questo punto. Problemi fisici, cioè proprio problemi di salute, poi anche problemi di lavoro perché sto facendo anche altre cose al di fuori di YouTube, per cui ci sono stati un po' di problemi sia lavorativi che di salute. Quindi purtroppo la situazione è questa, quindi spero di poter portare il video sia oggi, se riesco a caricarlo, spero di riuscire a caricarlo, sia domani che dopodomani, o insomma vedere un po' come ci organizziamo la cosa. Bene, per chi di voi se lo ricorderà, Ronaldo Junior ragazzi era stato tipo addormentato ed è in un incubo bloccato da Hit, non riesce a uscire. Cristiano Ronaldo ragazzi quest'oggi andrà ad aiutarlo, non so in che modo, ora lo vedremo. Ha detto che ha chiamato una specie di dottore particolare, ora cercheremo un po' di capire come funziona il tutto e vedremo Ronaldo Junior ragazzi che cercheranno in qualche modo di poter riuscire a far uscire Ronaldo Junior dal suo incubo. Quindi insomma avete già capito come andrà a finire l'episodio, cercheremo anche di salvarlo Ronaldo Junior soprattutto e di scacciare Hit. Quindi mi raccomando, un bel piace al video che è obbligo ragazzi, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video e vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram per essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando ragazzi, passateci a fine video così vi posso salutare. Mi raccomando, fatelo. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero possiate ancora scusarmi per l'assenza, ma veramente c'è cioè, qualcuno che cospiri con me perché ho problemi di salute. Chi mi segue da tanto lo sa. E ho avuto anche altri problemi di fuori di YouTube. Insomma, ve l'ho già detto, per cui spero possiate perdonarmi. Ora cerco di fare un piano per farmi perdonare e di portarvi più video più giorni possibile. Allora, invece andiamo qui con Ronaldo adesso. Perché, allora, forse voi non sapete quello che sta succedendo, io ve lo ricordo. Ronaldo Junior è caduto in una specie di incubo strano di cui non si sveglia. Guarda, si inizia a contorcere addirittura, beh, sta dormendo in questa posizione strana. Abbiamo chiamato un dottore che non è un dottore particolare, signori, attenzione, ma è uno psicologo e ha analizzato bene la situazione e ci ha proposto un'unica soluzione per dare fine a questo incubo di Ronaldo Junior, dove dice che lo dovrò aiutare anch'io. Infatti ora mi deve spiegare bene che cosa significa. Intanto ragazzi, il tempo fuori promette veramente uno schifo come al solito, cioè è come se rispecchiasse lo stato d'animo di Ronaldo Junior. Vabbè, dobbiamo farci spiegare dal dottore che cosa intende, che dice che ha una pratica particolare dove noi dobbiamo aiutare Ronaldo Junior. Vediamo che cosa intendi. Ronaldo, ce la fai a parlare lì? Parla, vediamo che dice. Ah, ragazzi, il dottore sta dicendo che c'è una tattica particolare per la quale lui ci deve addormentare in un modo assai strano che fanno gli psicologi e cercare di combaciare la mentalità di Ronaldo Junior con la nostra tramite frequenza del cervello. Tutto vero, ragazzi, andatelo a vedere su Google se non ci crede, perché due cervelli possono avere la stessa frequenza, in modo tale da poter vedere le stesse cose che vede Ronaldo Junior e poterlo aiutare. E Ronaldo sta chiedendo come è possibile questa cosa. Il dottore sta dicendo che tutto è possibile e c'ha ragione. Giorgina sembra che non abbia capito una mazza. Vabbè, Giorgina, tu sei brava solo a battere i panzerotti, ancora pensate a male. Va bene dottore, facciamolo. Quindi ragazzi, secondo il dottore la spiegazione diciamo scientifica, dobbiamo metterci insieme a lui, addormentarci e riuscire a sincronizzarci con le stesse diciamo frequenze della mente di Ronaldo Junior, che sembra come se fosse una radio, ma in realtà ragazzi funziona veramente così. E gli psicologi questa specie di pratica la attuano quando non so in quali casi, ma la spiegazione che ci ha dato il dottore è questa. Quindi ragazzi, quello che ho sentito dalle cuffie io vi ho detto, ok ragazzi, sinceramente questa cosa fa parecchio ridere perché c'è un altro Junior mezzo stordito che sta dormendo, c'è il dottore che sta dicendo di rilassarsi, stare tranquillo, e Giorgina che se ne sta fregando altamente. Comunque in ogni caso, insieme a vedere l'abbagliato, forse si sta per addormentare e stiamo per entrare nel mondo che vedremo con Ronaldo Junior. Quindi attenzione ragazzi, se ancora avete nessun bellissimo, spaccare tutto ogni volta, se avete ancora messo un bellissimo mi piace, foto adesso, iscrivetevi ovviamente al canale perché ragazzi è un video bellissimo questo, perché qui si conclude il capitolo di Hit. Ok ragazzi, non ho idea di dove sono, ma sembra che quello che ci aveva detto il dottore ha funzionato. Ok, no, non ho idea di dove sono, sono in un posto buio. Oh mio Dio ragazzi, non vedo neanche la mappa, non abbiamo manco la mappa per capire dove ci troviamo in questo momento. Ok, perfetto. Allora, come prima cosa dobbiamo cercare in qualche modo di trovare Ronaldo Junior. Cioè, sembra... Oddio ragazzi, è buio presto. Forse
Oddio, che c'è Rolando? Forse si devono abituare agli occhi. Qui ci sono delle luci strane. Forse me ne sto solamente sognando. Rolando Junior, ragazzi, dobbiamo trovare Rolando Junior da qualche parte. Proviamo a camminare, vediamo se lo troviamo. Rolando Junior, oddio, ragazzi, non vedo niente. Rolando Junior, oddio, mi sto cagando addosso, ragazzi, ve lo giuro, mi sto cagando addosso. Oddio, ragazzi, sento dei passi. Oddio, ragazzi, è lui. Ragazzi, Rolando Junior, figliolo, fermati. Ragazzi, si riesce a intravedere qualcosa, sembra come se siamo in un tunnel. Ecco, ragazzi, è lui, Rolando Junior, sono io, sono papà. Ok, Rolando Junior. Dai, ragazzi, dobbiamo correre. Rolando Junior, sono papà. Colpo segreto. Ok, ragazzi, era l'incomodo per... Rolando Junior, fermo, sono papà. Rolando Junior, fermo. Fermo, sono papà. Ti stai chiedendo come ho fatto ad arrivare qua, eh? Allora, papà è venuto qui per salvarti. Stai calmo e stai tranquillo. Ora, Rolando Junior sembra un po' impaurito. Rolando Junior, sono io, sono papà. Oddio. Spiegami che sta succedendo, figliolo. L'avete un po' scioccato, ragazzi. Sono scioccato. Scappando dai suoi incubi, da It che lo sta perseguitando. Allora, ragazzi, non so che cosa stia succedendo, cosa sia questo It, sto pagliaccio che nomina sempre. In ogni caso, il dottore, lo psicologo, ha detto che c'è solo un modo per uscire da questo incubo. Ed è, dato che adesso sono collegato con lui nella stessa frequenza, il nostro cervello è alla stessa frequenza, ed è quello che vedo io, vede anche Ronaldo Junior. Oddio, ragazzi, c'è una paura bestia. Il dottore ha detto che dobbiamo andare sui problemi e risolverli. Quindi dobbiamo andare indietro Ronaldo Junior e spaccargli le ossa. Hai capito, figliolo? Non so che hai paura, c'ho paura anch'io, non so cosa sia, cosa tu abbia visto, però è così che dobbiamo fare. Ronaldo Junior, vieni, andiamo. Ah, secondo quello che ha detto Ronaldo Junior, ragazzi, dovremmo tornare indietro da questa parte finché non li troviamo. Figliolo, ascoltami, non avere paura. Scusa se ti sparo la luce in faccia, ecco, te la abbasso. Dobbiamo andare, ragazzi, e sconfiggere chi troveremo. Non ci interessa niente in questo video, padre e figlio, in questo mistico duo, il duo migliore del mondo, Ronaldo e Ronaldo Junior, ragazzi, spaccheranno tutto. Dai, figliolo, dobbiamo andare. È l'unica cosa che possiamo fare. Ok, sembra essere un tunnel, attenzione. Oddio, Ronaldo Junior. Allora, ragazzi, io non ho mai paura di queste cose, ma Ronaldo Junior mi stai mettendo un'ansia addosso. Non è che vai avanti tu? No, vabbè, dai, che padre di merda sarei, porca miseria, se faccio andare i miei figli avanti. In effetti, ragazzi, non ha tutti i torti. Oh, porca. Oh, mio Dio. Oh, di cos'è quel coso? Ora capisco perché c'hai paura, Ronaldo Junior. Ok, ragazzi, è lui che dobbiamo affrontare. Dobbiamo farci coraggio. Dai, Ronaldo Junior, spacchino le mazzate, colpo segreto. Oh, ok, Ronaldo Junior lo vedo, ragazzi, ma non trovo più la luce. Aspettate. Dove cazzo? Ah, ecco, l'ho trovata. Ragazzi, Ronaldo Junior sembra come se fosse, si sia buttato giù. Oddio. Oddio santo! Oh mamma! Oddio ragazzi, quanti sono? Figliolo! Ok, ragazzi, sono giù, è davvero giù. Oddio ragazzi, saranno almeno una ventina. No, ma che dico, saranno almeno 50. Oddio. Oddio. Ronaldo Junior, che facciamo? Ok, ragazzi, questo è l'incubo di Ronaldo Junior. Questi sono sporchi di sangue e sembrano che abbia tutte le intenzioni per ammazzarci. Ma noi, ragazzi, dobbiamo dare l'esempio perché siamo il padre di Ronaldo Junior e dobbiamo affrontarli uno a uno. Ronaldo Junior, ehi, figliolo, ascolta. Ronaldo Junior, tirati su. Non essere depresso, ce la possiamo fare insieme. Siamo Ronaldo e Ronaldo Junior, adesso spacchiamo tutto. Te la senti, figliolo? Dai, basta piangere, Ronaldo Junior, basta, è solo un incubo. Ce la possiamo fare, dai. Ah, dai, sì, batte, batte. Guarda, stanno pure fermi, non reagiscono. Tagliale tutte, Ronaldo Junior. Vieni, vieni anche tu con me, Ronaldo Junior. Dai! Attenzione ragazzi, Cristiano Ronaldo si sta facendo strada, sta picchiando tutti e tutti. Dai ragazzi, li abbiamo quasi stesi, vai così. Aia, aia, aia. Ok ragazzi, sembra che in qualche modo io abbia motivato Ronaldo Junior a reagire. Dai ragazzi, dobbiamo stenderli. Ne mancano pochi, ne abbiamo stesi un botto. Oh, ancora che vuoi. Ronaldo, fagli vedere chi cavolo comanda qui. Ronaldo Junior, mi raccomando, stenderli tutti. Quanti siete ancora? Quanti siete? Quante volte li devo buttare a terra? Quante volte? Sono il mistico campione, c'è 75 volte paura d'oro, non potete battermi. Bam, madonna, 2-1, bam. Sì. Ancora. C'è neanche per te, tranquillo. Bam. Oddio ragazzi, mi hanno chiuso. Aia, aia, mi hanno chiuso. Da. Dobbiamo starci un bel po'. Attenzione. Ronaldo Junior, forse lo dovremmo scappare. Usciamo da questo posto. Vieni. Vieni, figliolo, vieni, vieni. Devo trovare una via di uscita. Dobbiamo cercare di uscire. Oddio. Oddio, ma dove siamo? Ronaldo Junior! Io ragazzi, sono tutto bagnato fradicio, c'è ancora la torcia. Ronaldo Junior! Figliolo! Ok ragazzi, ho perso Ronaldo Junior, non ho capito bene cosa sia successo, mentre stiamo scappando siamo svenuti, ci siamo ritrovati qui, sempre Monte Gilead questo. Sembra
Sì, lo riconosco dalla casetta che abbiamo qui e da questo coso. Ronaldo Junior, dove sei? Ragazzi, dottore Ronaldo Junior sarà per forza qui da qualche parte. È impossibile che ci siamo. Oddio, ma è lui. Siamo al capolinea, a quanto sembra. Lì c'è Hit, penso sia quello vero. Figliolo, vieni qua, che fai là con lui? Allora, Ronaldo Junior, non ho capito perché non viene. Sembra che sia tipo scioccato, incantato e stia lì. Cioè, guarda, sta tipo così. Mezzo imbambolato, mezzo distrutto. Ehi tu, razza di pagliaccio da strapazzo e schiere. Che non sono io, eh. Lascia subito Ronaldo Junior. Ok ragazzi, questo sogno è durato fin troppo, è ora di svegliarsi e tornare a una vita. Questo incubo deve finire, vai! Oddio, no, siamo caduti tutti! Cosa? Che hai fatto Ronaldo? Oddio, siamo morti tutti! Ma il letto di Ronaldo Junior? Oddio ragazzi, siamo... Oddio Ronaldo Junior e Giorgina! Ce l'abbiamo fatta? Ok ragazzi, penso che ce l'abbiamo fatta. Alzati Ronaldo. Sì ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Siamo a casa! Ronaldo Junior è vivo! Ragazzi, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Grazie, signor dottore, è stato molto gentile. Ci ha aiutato a sconfiggere l'incubo del pagliaccio. Grazie per quello che ha fatto. Cioè, dice il dottore che non c'è di che gli dovremmo pagare una cosa in più per aver risolto il problema. Non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema. Grazie a lei, dottore. Bene, ragazzi, allora, per questo video direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto, Ronaldo Junior contro Itra, situazione finalmente si è risolta, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al mio canale ovviamente e nei commenti ditemi magari che video vorreste vedere nei prossimi giorni e cerco di portarvelo. In ogni caso saluto gli ultimi di voi su Instagram come prometto sempre. Voglio salutare Michele Pasquariello 2006, Suriano 13, Fabrizio Lana, Damiano Buono e Kabir Arcuri. Questi sono i 5 bomberini che io e Ronaldo abbiamo salutato quest'oggi. Ovviamente, se anche voi volete essere salutati, fate come Ronaldo che mi viene a seguire qui su Instagram. Quindi mi raccomando, vi basta cercare @arialento, lo trovate anche in descrizione. Quindi, ragazzi, 2 secondini, veloci, veloci, rapidi, rapidi. Così potete essere salutati a fine video. Direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Le cose sembrano apparentemente essere tornate alla normalità. Qua è Ronaldo, Ronaldo Junior, Giorgina. Come Gozu, grazie per essere stati anche con me quest'oggi e per aver visto il video. Noi ci becchiamo al video di domani. E sghere!